Questa è la cassettina di cartone che ho preso al supermercato. Già mi piaceva così, dipinta di verde, però ho voluto dargli comunque uno stile shabby. Allora, per prima cosa con il phon ho staccato tutte le etichette che c'erano. Vedete, ce n'era una qui e poi c'erano dei punti di silicone ai lati. Quindi lasciarla di questo colore non mi piaceva perché comunque i punti dove sono stati tolti gli adesivi si vedono. Allora ho deciso di dipingerla. Per farlo ho dato una mano di gesso acrilico, il gesso acrilico che abbiamo utilizzato in tantissime altre creazioni perché mi permette di fare innanzitutto da primer, quindi aggrappante per il colore. E in più mi rende uniforme tutta la struttura che vado a dipingere, dando un colore più omogeneo e finito. Quindi per prima cosa passiamo una mano di gesso acrilico. Proteggiamo il tavolo da lavoro e cominciamo dando una mano appunto di gesso. Adesso darò una mano di colore acrilico. Vedete che non mi sono preoccupata di rendere molto omogeneo il fondo perché tanto comunque andrà coperto con un altro pezzo di cartone per chiudere questi buchi della cassettina. Quindi adesso diamo una mano di colore acrilico. Vedete sopra il fondo gesso come scorre bene il pennello? E anche la pittura è molto più omogenea. Dipingo anche il fondo, anche se verrà ricoperto con un altro strato di cartone. Però così sommariamente gli do lo stesso una passata di colore, perché alla vista mi sembra più gradevole, anche se poi so che lo coprirò. Eccoci qua, abbiamo dipinto tutta la scatola con il color tortora. Adesso dobbiamo far asciugare bene prima di dare l'altra mano di un colore diverso. Mi sono ritagliata un pezzo di cartone per rivestire il fondo. Cartone che voglio però coprire con della carta e userò questo lato qui. Ritaglierò la carta leggermente più piccola rispetto al cartone. Come sempre, una volta ritagliato il cartoncino, passiamo il tampone tutto intorno. Con la vinilica lo incolliamo sopra al cartoncino. Ho inumidito leggermente la carta, prima di stendere la colla perché voglio stenderla molto bene che non crei avvallamenti, che la colla vinilica tende a tirare un po'.
Ora lascio che la colla tiri. La scatola è tutta dipinta. Adesso devo fare delle graffiature che farò con uno spazzolino da denti, con le setole molto molto rigide, perché appunto devono essere graffiature, non ci deve essere applicazione di colore spesso, eh? Devono essere delle appunto graffiature. Utilizzo un colore più chiaro di questo, non il bianco ottico. È un colore, se vedete, un beigiolino. Sempre un foglio di carta per scaricare il colore. Quindi bagno lo spazzolino nel colore, lo scarico. Vedete che la prima passata mi lascia della densità, cosa che io non voglio. Una volta scaricato, non faccio altro che graffiare la superficie della scatola. Lo faccio anche dentro, anche se so già che questa parte qui verrà coperta, però comunque per dare completezza a quest'opera lo facciamo anche dentro. Potete anche decidere di dare una mano di vernice finale all'acqua, può essere opaca, può essere lucida, a seconda di come vi piace di più. Questo vi serve a proteggere un po' il colore, ma siccome questa è una scatola che alla quale io voglio dare il senso di consumato, il senso di usato, rovinato, non voglio neanche proteggere più di tanto, perché che laddove si dovesse rovinare anche un po' il colore acrilico non mi dispiace. Più è vissuta, più è bella. Tampone. E passiamo tutti i bordi, gli angoli. Ecco qua, ci siamo. Mettiamo all'interno il fondo che abbiamo fatto. Io non lo attacco nel fondo perché generalmente questa è la prima parte che si rovina mettendoci dentro cose. Quindi voglio avere la possibilità di cambiarlo quando vedo che è troppo rovinato. Voi potete anche fissarlo con dei punti di colla caldo. Ed ecco finita la nostra scatola. Avete visto che differenza tra la scatola che avevamo all'inizio e adesso? È una scatola che potete utilizzare in svariati modi, in bagno con i vostri prodotti oppure con le salviettine degli ospiti, in cucina, barattoli di pasta, sale, pepe, olio. E poi ancora nella casina degli attrezzi, metterci le cose per il giardino, le palette, i semini, insomma, tanti utilizzi. Io amo fare queste scatole sotto le feste, ad esempio a Natale le riempio di frutta, di cosine natalizie, perché sono sicura che una volta svuotato l'interno, perché magari se lo sono giustamente mangiato, le persone non buttano via la mia creazione. Non la buttano perché trovano sicuramente in un angolo della casa il modo di collocarla per svariati utilizzi. Provateci, come sempre vi dico, divertitevi perché avete visto che è molto semplice realizzarla a costo zero e fatemi sapere nei commenti.
In attesa, vi saluto a tutti e vi rimando al prossimo video. Ciao!